La coppia del mondo del quiz è più carina che io conosca. Lei super stilista, lui super manager. Vediamo cosa ci propongono per questa stagione. Ciao Paola, quest'anno da dove hai preso la tua ispirazione? L'hai vista la sfilata e quindi, come avrai potuto notare, ci sono tantissimi look, tantissime emozioni, per cui qualsiasi cosa crea un'ispirazione. E secondo te che cosa non deve mancare nel guardaroba di un fashion kid? Ma innanzitutto io prediligo i capi facili da indossare, servono tante cose, delle magliettine preziose, dei giubbottini smilzi stretti in jeans o in pelle che vi piacciono tanto, gli short e tante gonnelline frufru. Sì, ho visto. E qual è la cosa più bella del tuo lavoro? Ma questo lavoro è molto bello perché richiede tanta creatività e poi perché lavoro con i bambini, faccio vestiti per i bambini. So che avete anche degli altri negozi all'estero, questo comporta anche a dover modificare la collezione per adattarsi ad altri mercati? No, perché ormai il mercato è globale e quello che piace ai bambini piace un po', cioè i bambini hanno un po' tutte le stesse esigenze, no? Bella sfilata, eh? Questi abiti piacciono moltissimo alle ragazzine. Vediamo adesso due graziosissime mie colleghe allo stand di Miss Grant. Venite, ragazzi! Sembrano due piccole principesse, i loro abiti, così preziosi e ricercati nel dettaglio, esaltano la loro bellezza. Anche questa volta sarei indeciso sulla scelta. Ehi, ma c'è anche Paola, la stilista! Ora sì, non ho più dubbi. Scelgo Paola! Sono certo. Paola è un'artista che crea tutti gli abiti, li cura con molti dettagli. È affiancata da Mauro, suo marito e amministratore, ossia grande capo dell'azienda Grant, che dirige con passione e amore e obiettivi ben precisi. Sentiamo! Ciao Mauro, quali sono ora i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono tanti, lavoriamo su tanti fronti. E siamo fuori con una nuova campagna vendita già con certe linee nostre e in Italia stanno funzionando molto bene, dunque c'è una piccola ripresa sul mercato interno. Abbiamo tante strategie per mercati mondiali, di aprire negozi in giro per il mondo, dunque stiamo facendo tante cose, ci vorrebbero un po' di giorni per raccontarle tutte. Poi so che nella scorsa intervista aveva parlato di come mai si chiamava Miss Grant. Ha qualche altro aneddoto magari sul brand che ci potrebbe raccontare? L'aggiunta della Miss, è chiaro che dopo creando la linea per la femmina, il marchio era onestamente un po' più maschile, dunque ci stava il Miss davanti, era quasi un po' logico e scontato.